Bene, ora è il momento di dare il via alle esibizioni, ce ne sono tante in programma e allora invito l'animatrice instancabile di questa manifestazione, la presentatrice che ci accompagnerà questa sera, Evelina Frisa. Grazie, grazie Antimo, grazie a tutti voi per questo applauso fortissimo che mi avete fatto. Sono la padrona di casa, si vede, eh? Sono di Castiglione, quando presento qui c'è un'emozione molto molto più grande. Grazie per esserci, settima edizione, 7 anni che Antimo Amore è qui con noi a presiedere la giuria, grazie anche per quest'anno aver introdotto questa serata e anche un po' averci ricordato i vincitori della scorsa edizione, i ragazzi della Weekend Fly che sono qui hanno rinnovato la voglia di esserci. E questo ci fa tanto piacere. Antico Amore, anche quest'anno in giuria, presidente di giuria, quindi puoi accomodarti adesso. Grazie. Un difficile lavoro quello della giuria, perché sono tanti concorrenti, sono tutti bravi. E voi siete qui per sostenere tutta la loro bravura e per incoraggiarli per la loro emozione, perché ce n'è tanta. E lo facciamo dire al pubblico come può chiamarsi questo spettacolo che stanno per fare. Penso che ad aiutarli di più possa essere il costume tutto rosso e verde. Qual è l'esibizione che stiamo per vedere? Pinocchio, bravissimi, si comincia così, settima edizione di Un artista per casa. Anche appunto dell'altra scuola di Silvi con cui è nata questa collaborazione. Vado che essere veloci perché sono tipo 30 le esibizioni, ma noi andiamo spediti, vi regaliamo emozioni su emozioni, cambi di genere velocissimi e rapidissimi per passare davvero da tante discipline. Adesso si torna alla danza classica, su una coreografia ispirata al Don Quixote. Io ho una cosa che non ho ancora sottolineato: i posti da dove vengono. La prima edizione di Un artista per casa aveva sì qualcuno che veniva da fuori, però la maggior parte erano di Castiglione, comunque la Vallata del Fino. Adesso vengono, un po' li abbiamo citati, Roseto degli Abruzzi, facciamo un applauso a quelli che fanno tanta strada. Roseto degli Abruzzi, in alcuni casi Francavilla, Loretta Putin, l'abbiamo detto poco fa, alcuni saranno, li vedremo dopo, di Crecchio. Insomma, davvero tantissime località, quindi grazie per aver scelto di venire a suonare, cantare, ballare in questo posto, a Castiglione Messer Raimondo, alla settima edizione di Un artista per caso. Fa onore all'organizzazione, fa davvero piacere a noi sapere che c'è questa risposta da parte del pubblico e dei concorrenti a questa manifestazione. Grazie. Grazie a Mauro Di Girolamo per averci introdotto a questa storia di vita che in qualche modo, alla quale noi possiamo in qualche modo far accesso, possiamo accedere a questa vita acquistando questo libro. È una cosa molto interessante, mi diceva poco fa Roberto, non c'è un prezzo imposto, non c'è un prezzo fisso da pagare, potete fare una libera offerta, quindi assolutamente se vi va di aiutare la ricerca, di conoscere meglio chi ha scritto questo libro e di aiutare l'Ande, è assolutamente una cosa che potete fare anche con un minimo contributo. Quindi grazie se vorrete aiutare l'Ande e anche l'ULDM. Grazie a voi per esserci stati, grazie a Mauro Di Girolamo, ovviamente vi accomodate in giuria. A cantare adesso è una ragazza di 37 anni che viene da Roseto degli Abruzzi. Prima di presentarvi lei vi do qualche dritta, adesso faccio un po' arrabbiare Andrea che si occupa delle luci perché mi chiede sempre di stare dietro perché altrimenti non mi vedo, ma a me piace stare un po' più vicino a voi, quindi ogni tanto faccio qualche passo avanti. Se vi dicessi qualche pezzo di una canzone che sicuramente conoscete, che fa più o meno così, dolcemente complicate, sempre più emozionate, delicate. Qual è il titolo di questa canzone? Quello che le donne non dicono. A scegliere questa canzone è stata Katia Venanzi, la prossima a esibirsi. Intanto che sistemano i microfoni, mi sembra che tu sei già pronto, allora è con te che prendo un po' di tempo. Tu sei di Loreto o sbaglio? Sono di Loreto. Quindi è un gruppo un po' misto. Sì, Loreto Colle Corvino. Loreto Colle Corvino, tu sei l'attore della compagnia. Sì, sono l'attore della compagnia. Ed è un pezzo, come dicevo prima, cantautoriale perché è stato scritto da voi. L'autore delle parole chi è?
L'autore dei testi musicali è Leonardo Pasqualone, delle musiche Matteo, e io sono l'autore del testo teatrale. Ah, quindi abbiamo tutti che fanno qualcosa a livello anche creativo, davvero complimenti. Il pezzo che ci fate ascoltare è Ludo ci canta, quindi si parla d'amore con voi. Sì. Se siamo pronti, ditemi quanto manca a livello tecnico per sistemare le GE e i microfoni. Mi sembra che ci siamo. Tu sei pronto anche? Allora vi lascio con la matriosca Ludo ci canta. Si torna adesso al ballo con un gruppo che è stato sempre molto numeroso, sempre molto presente, anche grazie a chi li segue, che lo fa con tanta professionalità. Sono di Castiglienti, si fanno chiamare le piccole stelle. Facciamo un applauso a loro, perché qualche anno fa un gruppo ovviamente molto più numeroso, erano tanti, facevano teatro, poi anche ballo, hanno anche vinto come artisti assoluti, quindi la categoria più importante, hanno vinto in questo concorso, e adesso ritornano, e già dai costumi potete in qualche modo intuire quello che stanno per fare. Loro faranno un ballo molto molto sensuale, si tratta della danza del ventre. A ballare ci sono quattro ragazze: Angelica, Samantha, Silvia e Lazzarella, le piccole stelle. Suspense, poi magari alla fine mettiamo anche We Are the Champions, così facciamo un po' atmosfera. Iniziamo dalla categoria ballo. Bambini, scusatemi, dalla categoria bambini, e ho però già anticipato qualcosa. In parte sì, perché vince Lucrezia con la danza classica. Ovviamente viene qui a tirare il premio, a premiare l'esibizione di Lucrezia, alcuni componenti della giuria. Per i bambini Roberto Giusto, che era qui in rappresentanza dell'associazione dell'ANDE, l'Associazione Nazionale di Spesa Ectodermica. Complimenti, te l'aspettavi? No, tu sei venuta dall'altra parte, anche senza cognome ti ho presentata, brava. Scopriamo il cognome, ripetilo di nuovo. Di Sante, Lucrezia Di Sante è l'artista per caso categoria bambini, ha battuto tutti gli altri. Eccolo Roberto, quindi prendiamo anche i relativi premi. Giovanna intanto li dà. Ancora un applauso forte, facciamo anche una foto se c'è qualcuno che si occupa delle foto per questo momento. Eccola, bravissima. E ovviamente rimani qui accanto a noi, perché tutti i premiati, anche i componenti della giuria, rimangono qui per premiare anche gli altri. Adesso passiamo invece alla cantautori. Per i cantautori vince il gruppo La Matriosca. Allora che abbiamo il primo componente della Matriosca, la Colle Corvino e anche Loreto, a premiare questa categoria. C'è Tommaso Ciccarelli, arriva anche ballando. Complimenti, bravissimi. Tommaso, eccolo qua. Anche in questo caso la foto di rito, questi sono momenti importanti. È arrivato anche Emiliano a fare le foto nel frattempo, mi dice Giovanna facciamo un applauso così almeno immortaliamo questo momento. E andiamo avanti, prossima categoria. La musica, per la musica Danilo Di Giulio. Danilo Di Giulio! Dov'è Danilo? Sta arrivando, intanto ovviamente Antonio Di Vittorio a premiare la categoria musica, intanto Antonio lo vedo già qui vicino, non vedo ancora l'artista da premiare, Antonio Di Giulio. Danilo, ho confuso il nome di chi premia con il premiato in questo momento, Antonio Di Giulio avevo detto. Non c'è? Non sarà mica andato via, no? Non c'è? Vabbè, allora aspettiamo, magari sta arrivando, si trova un po' lontano. Antonio, rimani qui ancora per qualche istante. Andiamo avanti allora. E passiamo allora al canto, vince Angelica Pompeo. Angelica, alleluia, il pezzo che ha cantato. A premiarla c'è Mauro Di Girolamo. Dov'è Mauro? Eccolo, allora diamo a Mauro la targa, che verrà poi consegnata alla bellissima voce, alla bravissima interprete di Alleluia. Complimenti davvero.
Quest'anno sono state tutte bellissime esibizioni, abbiamo davvero degli artisti talentuosi che meritano di fare strada nel loro campo. Andiamo avanti adesso, abbiamo il ballo, e per il ballo è il caso di dire brillano le piccole stelle. E sì, brillano di una volta! Le piccole stelle di Cartiletti, la danza del vento ha conquistato tutti. A premiare adesso le piccole stelle c'è anche un amore a questo punto. Ringraziamo anche Manuela Rotelli che è in giuria alla sua, saluto. Complimenti a voi. Facciamo una foto anche con le vincitrici per la categoria ballo. Brave, belle davvero, siete state molto molto brave. E adesso andiamo avanti, manca soltanto l'artista. Allora adesso facciamo un po' di suspense, fammi leggere. Allora, facciamo in modo che il pubblico possa in qualche modo intuire chi ha vinto. Aveva una chitarra in mano. Era un solista. Vi ha aiutato? Allora adesso faccio di là Antimo, ma un po' tutti quanti lo possono pronunciare insieme a te. Il vincitore, l'artista per caso, edizione 2013 è... Daniele Mammarella con la sua chitarra. Daniele Mammarella! Categoria musica, non so se intanto è arrivato Danilo Di Giulio, se c'è ovviamente c'è la targa per lui, altrimenti verrà consegnata all'organizzazione nei prossimi giorni. Grazie a tutti tutti voi, a chi ha vinto, a chi non ha vinto, a chi ha partecipato con simpatia, in attesa del fatto che tu troverai la tua chitarra e verrai a regalarci ancora la tua esibizione. Io ringrazio la giuria, Antimo Amore in particolare, per essere venuto, Manuela Romitelli che è lassù, poi andrò a salutarla. Antimo, grazie veramente, grazie Giovanna Sogna per aver organizzato con tanta professionalità questa serata, l'amministrazione comunale. Appuntamenti da dare a Castiglione e San Donato, 6, 7 e 8 agosto, non mancate, buona serata a tutti voi, al prossimo anno!